Salve a tutti, oggi voglio ricordare il primo pilota gallese in Formula 1, Tom Price, nel 45esimo della sua morte, come vedremo assurda, avvenuta il 5 marzo del 77 durante il Gran Premio del Sudafrica. Quel campionato si aprì all'insegna del dualismo tra la Ferrari di Lauda e la McLaren di Hunt e dopo le prime due gare si andò sul veloce circuito di Cagliarami. Tra i 23 partecipanti anche Tom Price, che dopo l'esordio con la Token nel 74 era alla terza stagione piena con la Shadow. Nel 75 era stato capace di vincere la corsa dei campioni e di segnare la pole position a Silverstone. Nelle prove libere di quel disgraziato fine settimana aveva fatto segnare su pista bagnata il miglior tempo. In Sudafrica si correva di sabato e la pole fu di Hunt, seguito dalla Brabham di Pace e da Lauda, che poi in gara prese progressivamente il sopravvento. Ma veniamo al 22esimo giro. Il compagno di squadra di Price, Renzo Zorzi, si ferma sul lato sinistro del rettilineo d'arrivo. Mentre si sfila dall'abitacolo, un ritorno di fiamma fa precipitare le cose. Il pilota italiano cerca affannosamente di porre rimedio, mentre dall'altra parte della pista si muovono in suo soccorso i commissari. Intanto arriva un trenino composto dalla March di Stuck, Tom Price e la Ligier di Lafitte, lanciati in quel punto a oltre 250 km/h. Stuck fa appena in tempo a intravedere qualcuno alla sua destra, ma passa. Il primo commissario riesce ad attraversare indenne la pista, il secondo, Frederick Van Vuren, 19 anni, viene invece investito in pieno dalla Shadow di Price e sbalzato esanime molti metri più avanti. L'estintore che portava in mano, fatalità vuole che si abbatta sul casco del pilota gallese che salta e a quella velocità è un macigno che infatti lo uccide sul colpo. La monoposto priva di guida percorre il rettilineo, sbatte a destra e poi incoccia violentemente con la Ligier di Lafitte. Entrambi si sfracellano tra le reti e un muretto. Per Tom Price non c'è più niente da fare, nonostante la corsa in ospedale mentre la gara prosegue. A vincere sarà Lauda per la prima volta dopo il Nürburgring, eccolo che viene informato sul podio della tragedia. Verrà informata anche la moglie Nella, con la quale Tom Price faceva coppia fissa ai box. Di Tom Price rimane un memoriale nel suo Galles, scoperto nel 2009. Grazie per l'attenzione e continua a seguire il canale. Il prossimo video sarà dedicato a Enzo Ferrari.